È esploso in un pianto liberatorio dopo l'ultima impresa, raggiunta a pochi secondi dal fischio finale, regalando una notte indimenticabile al popolo sardo e una lezione di umiltà all'Italia intera. Quando ha chiesto alla sua tifoseria di applaudire gli avversari, invece di infierire per la sconfitta. Con la sincerità e la passione che da sempre lo contraddistinguono, Claudio Ranieri è diventato uno degli allenatori più amati in Italia, capace spesso di stupire con imprese impossibili. Da calciatore ha esordito in Serie A con la maglia della Roma, la squadra per cui ha sempre tifato da bambino e dove ha lasciato il cuore anche da allenatore. Ma è a Catanzaro che è riuscito a imporsi come leader, dove ha giocato per ben 8 stagioni ed è diventato il recordman di presenze in Serie A, 128. E proprio in Calabria ha dato inizio alla sua storia di allenatore con la Vigor Lamezia in quinta serie, poi il Cagliari, dove tutto è cominciato e dove ha voluto fare ritorno per rivivere le emozioni di quando era agli esordi. Correva l'anno 1988, quando approdò in terra sarda in 2 sole stagioni, riuscì a conquistare 2 promozioni dalla C alla A. E da quel momento in poi ogni tifoso rossoblù si è scolpito nel cuore l'impresa di quell'allenatore divenuto inaspettatamente un eroe. Voglio che i tifosi vedano i miei giocatori come dei guerrieri. Da lì la carriera di Ranieri si è arricchita di esperienze sempre nuove, divisa tra gioie e dolori. Dopo la promozione in Serie A con la Fiorentina nel 1994 e le vittorie in viola di Coppa Italia e Supercoppa nel 1996, si è seduto su alcune delle panchine più prestigiose d'Europa, come il Valencia, l'Atletico Madrid e il Chelsea, dove non è riuscito a imporsi ad alti livelli e a consacrarsi nell'Olimpo degli allenatori più vincenti. Un rendimento altalenante che gli è valso per anni l'etichetta di eterno secondo. Ma Sir Claudio, da ogni insuccesso ha tirato fuori gli insegnamenti giusti per fare sempre meglio. Se in Italia con Inter e Juve non ha lasciato il segno, da allenatore della Roma ha sfiorato il sogno scudetto, rischiando di strappare all'Inter il titolo di campione d'Italia nel 2010, anno del triplete nerazzurro. Quando il Leicester lo chiamò reduce da una fallimentare esperienza come CT della Grecia, nessuno avrebbe mai immaginato che la pagina più bella della sua storia l'avrebbe scritta proprio in terra inglese. Ranieri iniziò nello scetticismo generale la stagione 2015-2016 con l'obiettivo di ottenere una salvezza tranquilla. Invece gli riuscì l'impresa più incredibile, vincere il campionato con una squadra promossa in Premier League appena l'anno prima. Dopo questa vittoria posso solo dire a tutti di crederci. Provateci non solo nel calcio, ma in tutti i campi della vita. Tornare a Cagliari è stato un atto d'amore verso un popolo che non lo ha mai dimenticato. Non devo essere egoista e pensare a me. Se i sardi mi chiedono aiuto, non posso non darglielo. Claudio Ranieri ha dimostrato che col valore del gruppo devoto al duro lavoro, tutto è possibile. Anche prendere una squadra al 14° posto e condurla fino alla qualificazione ai playoff. Il gol di Pavoletti all'ultimo respiro è il coronamento dell'ennesimo miracolo sportivo, costruito giorno dopo giorno con i piccoli grandi gesti di un uomo che ci fa amare il calcio al di là dei colori e che a 71 anni riesce ancora ad emozionarsi come un ragazzino. Il calcio ti entra nel sangue. Per cui, quando io alleno sono tranquillo e sereno. Più c'è pressione, più riesco ad essere lucido.